Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare le riceventi FR. Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare le riceventi FR Sky con la Taranis X9D. Le ultime radio FR Sky hanno una porta dedicata per aggiornare le riceventi, tuttavia questa porta non è presente nella X9D. Se avete una X9D non preoccupatevi, è comunque possibile fare gli aggiornamenti. Nella parte posteriore abbiamo questa serie di pin che possono essere tranquillamente usati per i nostri scopi. Tutto quello che ci servirà è un cavetto servo, se non ne avete in descrizione vi lascio qualche link su dove trovarli. Come notate il cavo rosso, che è il positivo, viene sempre messo al centro. Questo per evitare che se invertite accidentalmente il connettore, il positivo vada a finire su un altro pin causando dei danni. Faccio questa precisazione perché per aggiornare le riceventi con la X9D dobbiamo invertire i cavi terra e positivo. Per questo motivo è necessario prestare la massima attenzione ed utilizzare il cavo che andremo a modificare solo per aggiornare le riceventi con la X9D. Ora ci aiutiamo con una taglierina e sfiliamo e invertiamo i cavi rosso e nero. Ora abbiamo la terra al centro e il positivo e il segnale all'esterno. Una volta preparato il cavo servo, dobbiamo individuare i cavi terra, positivo e smart port nella ricevente. Nella R9 Slim abbiamo positivo, smart port e terra in questa posizione. Nella XSR, terra, positivo e smart port sono questi. Nella RXSR il layout è lo stesso. Per quanto riguarda l'XM Plus, non avendo il cavo smart port, usiamo il filo S-Bus. Questo particolare caso vale solo per l'XM e l'XM Plus. In tutti gli altri casi dobbiamo usare sempre il cavo smart port. Ora saldiamo il cavo rosso col positivo, il nero con la terra e il giallo o il colore che avete voi con smart port. Essendo una saldatura provvisoria non è necessario usare il termorestringente. Proteggiamo lo stesso i cavi usando del nastro isolante per evitare contatti accidentali. Ora colleghiamo il connettore dietro la radio. Questa è la fase più delicata. Prima di fare i collegamenti assicuratevi che tutti i fili siano nell'ordine giusto. Partendo dal basso dobbiamo avere il cavo smart port, la terra e l'alimentazione. Gli ultimi due pin non sono connessi. Dopo aver verificato che tutto è a posto, possiamo procedere. Accendiamo la radio e premiamo a lungo il tasto menu. Andiamo a pagina 2 e clicchiamo su firmware. Ci posizioniamo sul firmware che dobbiamo installare e premiamo a lungo Enter. Scegliamo Flash External Module e premiamo Enter. Partirà l'aggiornamento. Una volta terminato, il firmware è installato, possiamo scollegare la ricevente. In descrizione trovate i miei tutorial dove spiego nel dettaglio come aggiornare i firmware delle principali riceventi FR Sky. Questa era la mia guida su come aggiornare le riceventi FR Sky utilizzando la porta posteriore della radio. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.